Vetrate scorrevoli con sconto in fattura. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Chiaramente anche le vetrate scorrevoli, come tutti gli altri tipi di infissi, possono avvalersi del bonus, del valore aggiunto dello sconto in fattura. Questo però quando succede? Succede magari in eco bonus o in ristrutturazione edilizia. Nell'eco bonus bisogna stare molto attenti, perché a meno che non stai ricostruendo una casa, è molto probabile che magari una vetrata scorrevole, che hai deciso di farla scorrevole perché hai unito una finestra con una porta, quindi è diventata grande, su questo tipo di intervento l'Enea ha chiuso abbastanza i rubinetti. Infatti ha specificato che gli infissi devono avere le stesse misure di quelli originali, quelli che vai a sostituire, e ha ammessa una tolleranza di dimensione del 2%. Soprattutto sono ammesse nel caso dimensioni restrittive, perché l'Enea ha chiarito: se hai una finestra che è larga un metro, devi fare il cappotto, quindi sull'esterno devi girare un po' nella spalletta per riuscire a evitare ponti termici e per fare un lavoro fatto come si deve, è ammesso un restringimento. Ma se tu avevi magari una finestra e una porta finestra, dici butto giù il muretto, faccio una bella vetrata scorrevole, in quel caso ti sconsiglio di utilizzare eco bonus, e con eco bonus avresti diritto a sconto in fattura. Magari è meglio andare in bonus casa, con un limite però di 96.000 euro, che è più restrittivo rispetto all'eco bonus. Ecco, per tutte queste faccende, come anche la scelta dell'infisso, la scelta dell'incentivo, ho creato un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi, dove posso aiutare tutti quelli che non sono miei clienti, magari per tutta l'Italia, quelli che non riesco a servire, lo posso fare senza nessun conflitto di interessi. Sì, perché quando vai a farti fare un preventivo da un rivenditore di un costruttore, lui magari avrà delle preferenze, ha detto una cosa piuttosto che un'altra, perché magari gli è più comodo darti quel tipo di soluzione. Ecco, facendo una consulenza con Stefano Bisacchi non avrai questo tipo di problema. Potremmo analizzare la soluzione, gli incentivi, magari i preventivi che ti sono stati fatti, se sono fatti come si deve o se c'è bisogno di chiedere o integrare qualcosa. Se vuoi sapere di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video.